alla fine della puntata di Quarto Grado, la giornalista e conduttrice ha annunciato le nozze. Con gli auguri di Gianluigi Nuzzi. Il matrimonio si svolgerà domenica 4 luglio. Con una cerimonia estremamente intima e pochi invitati. Laviero è legato a Fabio Riveruzzi, da cui ha avuto un figlio di 4 anni. Fiori d'arancio per la giornalista Alessandra Viero, volto del programma di Rete 4 Quarto Grado. Ad annunciare le nozze, programmate per domani, domenica 4 luglio, è stata lei stessa nell'ultima puntata della trasmissione. Domenica sarà una giornata molto particolare per te, a te va tutto l'abbraccio di Quarto Grado. Ha esordito il conduttore Gianluigi Nuzzi in chiusura, prima di salutare il pubblico. Lei ha svelato. Sì, mi sposo. Sarà una cerimonia fatta con pochi intimi, i familiari e gli amici più stretti. Mi fa piacere condividere una questa notizia con voi che siete la mia seconda famiglia, in basso il video. Un abbraccio a Fabio, ha sottolineato Nuzzi, citando il compagno della Viero che domani pronuncerà con lei il fatidico sì. L'uomo al fianco della giornalista e conduttrice Fabio Riveruzzi e due hanno un figlio. Roberto Leone, nato nel 2017. Lontano dal mondo della TV e del gossip, e su Instagram lui e la Viero sono molto discreti sulla loro vita privata. Riveruzzi è laureato in economia all'Università Sapienza di Roma, con un master alla CUOA Business School ed è impegnato nel settore musicale. Da qualche anno lavora per un'agenzia di comunicazione ed eventi e si occupa dei contenuti di una nota app musicale. Nata a Sandrigo, in provincia di Vicenza, classe 1981, Alessandra Viero è laureata in giurisprudenza e giornalista professionista dal 2006. Dopo gli inizi al Corriere del Veneto e in un'emittente locale, è sbarcata a Mediaset nel 2008. Lavorando al TG4 come inviata e quindi a TGCOM24. Nel 2012 ha condotto su Canale 5 Rotocalco Estivo Pomeriggio 5 Cronaca. E nel 2013 è passata a Studio Aperto. È stata a Quarto Grado dal 2013 al 2016. Per poi tornarvi dal 2017 ha condotto anche Segreti e Delitti e Il Terzo Indizio.